Vigili del fuoco al lavoro per tutta la giornata di domenica a causa del maltempo. Tra le zone più colpite, il Sacro Monte di Varese, devastato da acqua e vento. Sono tante le piante rovinate al suolo, in uno scenario drammatico. Una buona notizia arriva invece da Vararo, frazione di Cittiglio, dove l'isolamento delle famiglie residenti è finalmente terminato grazie alla riapertura del collegamento da Arcumeggia. I lavori però non sono ancora finiti, per ora la strada che sale da Cittiglio resta impraticabile. Sotto controllo costante poi il Lago Maggiore, le piogge lo hanno alzato di 2 metri in meno di 2 giorni. Le località che rischiano di finire sott'acqua sono soprattutto Monvalle, Laveno Mombello, Angera, Porto Valtravaglia e Luino, a rischio anche Sesto Calende. Rimane preoccupante anche la situazione di Leggiuno, mentre il sindaco Alessandro Boriani si prepara all'audizione urgente da lui richiesta presso la Commissione Agricoltura, Foreste e Parchi del Consiglio regionale e in programma l'8 ottobre, arrivano i dati ufficiali utili per comprendere le ragioni della violenta colata di detriti che ha colpito la comunità. I caratteri di eccezionalità sono legati all'intensità della pioggia e alle condizioni del bacino, che dopo il passaggio del fuoco del 2017 è caratterizzato da un terreno meno permeabile. I lavori realizzati recentemente hanno limitato la quantità di detriti che avrebbe potuto giungere a valle, ma non basta. La fragilità della montagna è peggiorata e serve intervenire rapidamente per tutelare quella zona e i suoi abitanti.